stretta sugli orari di chiusura in via Petroni. Gli alimentari dovranno abbassare la serranda alle 18, bar e pub alle 23. Un coprifuoco proposto dal comune per combattere il degrado e gli eccessi della movida in zona universitaria, ma i commercianti non ci stanno. Consiglio comunale bollente oggi a Palazzo d'Accursio. Dopo la querela nei confronti di Antonio Amorosi, Virginio Merola attacca l'opposizione e dice basta veleni, le nostre procedure sono trasparenti, insorge il PDL e il sindaco ci minaccia. Una squadra di soccorso improvvisata ma efficace per salvare un uomo colto da malore, un vigile del fuoco, un'infermiera spagnola e due agenti Polfer col defibrillatore sono intervenuti su un 45enne colpito da arresto cardiaco, l'uomo si è ripreso. 4 novembre anche Bologna festeggia la giornata delle Forze Armate, quest'anno un'occasione speciale per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, presenti in tutte le autorità militari, civili e religiose. Rimarrà ai massimi livelli anche nel 2012 l'assicurazione RC Auto, confermata dalla provincia l'aliquota massima consentita che tocca il 16%, intanto sul bilancio di Palazzo Malvezzi arriva un apprezzamento da parte anche del Terzo Polo. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. In primo piano parliamo dell'alluvione che ha colpito Genova e la Liguria. C'è cordoglio e solidarietà per le vittime. Disponibilità a mettere in atto da subito ogni azione a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione a Genova e in Liguria. Le esprime in un telegramma al sindaco di Genova Marta Vincenzi, al presidente della regione Liguria Claudio Burlando, il governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. Parla a titolo personale della gente dell'Emilia Romagna di fronte alla gravissima situazione in cui versano in queste ore Genova e la Liguria. Errani aggiunge anche che l'Emilia Romagna è pronta a mettere in atto subito ogni azione a favore delle popolazioni colpite, a cominciare dal supporto che la protezione civile dell'Emilia Romagna sta sviluppando sui territori già colpiti dalle inondazioni dei giorni scorsi. L'incoraggiamento più caloroso e la riconoscenza di ogni italiano, conclude il presidente dell'Emilia Romagna, va a quanti con generosità si stanno prodigando per alleviare sofferenze e danni, siano essi militari, professionisti, tecnici, volontari. Voltiamo pagina, stretta sugli orari di chiusura in via Petroni, gli alimentari dovranno abbassare la serranda alle 18, bar e pub alle 23, un coprifuoco proposto dal comune per combattere il degrado e gli eccessi della movida in zona universitaria. Il servizio di Gabriele Sciarra. Sarà cinesche giù alle 18 per i negozi alimentari, alle 20 per i venditori di kebab, alle 23 per bar e pub. Questi nuovi orari di chiusura serale proposti oggi ai commercianti dal sindaco Virginio Merola per contrastare il degrado e il chiasso in via Petroni in zona universitaria, almeno per quella parte della strada vicino a Piazza Verdi, una proposta definita inaccettabile dal numero 1 di Confesercenti Sergio Ferrari, per il quale in questo modo si colpiscono tutte le attività in modo indiscriminato. Si butta il bambino con l'acqua sporca, sintetizza Ferrari, per il quale con i nuovi orari i locali possono pure rimanere chiusi. Più articolata la posizione di Ascom Bologna, il cui direttore Giancarlo Tonelli ha osservato che un provvedimento del genere finirebbe con lo spostare il problema di poche decine di metri, magari in una via limitrofa. Il problema esiste, riconosce Tonelli, ma sarebbe meglio discernere caso per caso, senza penalizzare tutta una strada. In ogni caso, prima di passare all'ordinanza, il sindaco incontrerà su questi temi sia i sindacati che i comitati dei residenti. Durante l'incontro di oggi con i commercianti, Merola avrebbe apprezzato la proposta di Ascom Bologna di creare un comitato di gestione pubblico-privato per tutta la zona universitaria. Accuse, querele e tante polemiche a Bologna dopo che l'ex assessore Antonio Amorosi ha accusato il comune di pilotare un concorso per dirigenti. Oggi la vicenda è arrivata in consiglio comunale con un durissimo scambio tra il sindaco e l'opposizione. Sentiamo Massimo Ricci. Tutto è cominciato con la pubblicazione sul sito affariitaliani.it dell'articolo in cui l'ex assessore Antonio Amorosi, esponente della giunta Cofferati, ha parlato di un concorso comunale pilotato. Amorosi ha scritto anche i nomi di coloro che secondo lui saranno selezionati come dirigenti. L'articolo, pubblicato su internet, oggi non è più visibile. In compenso la faccenda è arrivata in consiglio comunale. Il sindaco di Bologna, Merola, ha già dato mandato ai legali per querelare l'ex assessore. A questi improbabili giornalisti rancorosi che
danno buoni consigli dopo aver dato cattivi esempi, diciamo che la ricreazione è finita, attacca Merola fuori dal Consiglio Comunale. La querela è sicura, ma vedremo se ci sono altri estremi per quanto riguarda la magistratura, perché questo non è giornalismo, è monnezza. In aula poi la tensione sale ancora di più dopo le domande poste dai consiglieri di opposizione. Ognuno ne risponderà nelle sedi proprie, tuona Merola. Noi stiamo applicando la legge. Se poi le previsioni saranno confermate o meno dipenderà da chi ha superato le prove. Certo è, ammette, che avendo noi avuto bravi dirigenti faccio fatica a capire come potranno non essere in grado di superare quelle prove alla pari con altri. Ciò non toglie che queste sono solo previsioni che servono a gettare del veleno. Stiamo applicando la legge e sfidiamo chiunque a dimostrare che non lo stiamo facendo. I toni di Merola suscitano però la replica dell'opposizione. Il gruppo del PDL bolla le parole del sindaco come un duro attacco contro le funzioni di rappresentanza e di controllo proprie del Consiglio Comunale e dei consiglieri. E dalla cronaca oggi arriva una buona notizia. Un uomo di 45 anni colto da un malore mentre era davanti alla stazione di Bologna è stato salvato grazie all'intervento di due poliziotti addestrati a usare il defibrillatore e ancora prima di due passanti che per fortuna del malcapitato erano un vigile del fuoco e una infermiera. Servizio di Federico Balletti. Un vigile del fuoco fuori servizio, una giovanissima infermiera spagnola, due agenti della Polfer capaci, grazie a un corso, di usare il defibrillatore. È la squadra di soccorso del tutto improvvisata che ieri pomeriggio ha salvato la vita di un 45enne colto d'arresto cardiocircolatorio davanti alla stazione di Bologna. L'uomo ora sta meglio, era cianotico e privo di sensi quando Laura, 22enne, infermiera professionale di passaggio in stazione, lo ha visto a terra. Io l'ho visto e io devo fare qualche cosa e io ho cominciato a fare la respirazione perché la strada è molto nera e io ho cominciato a attuare perché io devo fare. Viene due polizie per fare la rianimazione e dopo un signore del fuoco che mi ha aiutato per fare la rianimazione. Mi sono avvicinato, visto che la situazione era abbastanza critica, e ho iniziato subito il massaggio cardiaco, lei ha proceduto con le insufflazioni, assieme a noi c'era la polizia che ci ha dato subito una mano e insomma siamo riusciti poi a scongiurare il peggio. Il malcapitato, che poi è stato portato in ambulanza all'ospedale maggiore, ha avuto la fortuna di trovare persone con la prontezza di spirito e soprattutto la preparazione necessaria per prestare soccorso. È la terza volta in un anno e mezzo che alla stazione di Bologna gli uomini della Polver salvano una vita, merito dei defibrillatori in dotazione e dei corsi seguiti dai poliziotti. Siamo usciti, io e il collega Di Nardo, preparato anche lui, formato anche lui, con i due defibrillatori in dotazione all'ufficio e ci siamo portati sul posto dove poi abbiamo trovato una ragazza e un uomo che poi abbiamo scoperto essere un'infermiera e un vigile del fuoco libero dal servizio e stavano già praticando il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Quanto sono importanti questi corsi di formazione di primo soccorso per le forze dell'ordine? Moltissimo, perché comunque ti danno quella sicurezza da adottare poi nel momento in cui serve. Infatti nell'attimo proprio dell'applicazione degli elettrici, insomma, non ci sono stati, come dire, tentennamenti perché era tutto abbastanza memorizzato precedentemente. Laura è spagnola e complice un fidanzato che studia a Modena, vorrebbe trasferirsi dalle nostre parti. Io comincio a studiare italiano prima. Per lavorare, ma adesso no, io non lavoro. Tu vorresti vivere in Italia, qua a Bologna? Io voglio, ma prima io devo cercare lavoro, dopo sì. Buona fortuna. Grazie. Si è tenuta questa mattina in Piazza Maggiore a Bologna la cerimonia ufficiale di celebrazione dell'Unità Nazionale delle Forze Armate nell'anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Si è trattata quest'anno di una cerimonia particolarmente significativa poiché coincideva con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia che è stato celebrato in questi mesi con numerose iniziative ed eventi. Vediamo servizi.
Si è svolta questa mattina in Piazza Maggiore la tradizionale parata per celebrare la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre 1918 terminava infatti la Prima Guerra Mondiale con l'entrata delle truppe vittoriose a Trento e a Trieste dopo quasi 3 anni e mezzo di combattimenti. E il 4 novembre del 1921 l'Italia si stringeva attorno alla figura del milite ignoto, un soldato senza nome, simbolo dell'identità collettiva e del sacrificio per la patria. E il 31 ottobre ha fatto tappa a Bologna il treno del milite ignoto per rievocare il 90° anniversario del viaggio dell'eroe da Aquileia a Roma. La cerimonia in Piazza Maggiore si è aperta con lo schieramento del reggimento di formazione interforze, composto da plotoni dell'esercito, della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria e del corpo militare della Croce Rossa Italiana. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il generale di divisione Antonio De Vita, dallo scorso 6 ottobre al vertice del comando militare dell'esercito Emilia Romagna, e il prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia. Quest'anno sono in sfilato ulteriore, concludiamo con questa celebrazione anche l'anno dedicato al 150° anniversario dell'Unità Nazionale. L'anno scorso aprimmo tutte le varie iniziative, gli eventi, le manifestazioni del 150° proprio in questa giornata, e chiudiamo praticamente questo ciclo di manifestazioni. La giornata non solo delle Forze Armate, è il giorno dell'Unità Nazionale. Quelle terre furono riconquistate perché geograficamente e storicamente erano terre italiane, e ciò è costato molto sacrificio, basta andare a guardare il numero dei morti che ci sono stati. Dobbiamo forse ricordarci non solo oggi, occorre un pochettino essere più positivi, e quel discorso di coerenza che ho parlato, ciascuno di noi, comandante, soldato, cittadino, ricordandocelo ogni giorno della nostra vita, potrebbe servire ad affrontare i momenti difficili che non sono solo dell'Italia o dell'Emilia Romagna o di Bologna, ma sono dell'Europa e del mondo. Ci sono delle difficoltà economiche, finanziarie, internazionali che abbiamo visto. Cerchiamo di farcela. L'Italia ce l'ha sempre fatta, gli altri ce l'hanno riconosciuto, cerchiamo di non dimenticarcelo. E sempre nell'ambito della giornata delle Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri ha voluto sottolineare ulteriormente la ricorrenza che quest'anno coincide appunto con il 150° anniversario della nascita della Legione Carabinieri di Bologna. È stata così realizzata una vera e propria vetrina istituzionale nella sede dell'ufficio Bologna Welcome in Piazza Maggiore, che illustra i due profili dell'arma: uno ancorato ai valori della tradizione nazionale militare, l'altro proiettato nel futuro attraverso gli aggiornamenti in tema di tecnologie e specializzazioni. In più si è creato un percorso evocativo che unisce simbolicamente Piazza Maggiore, cuore della città, con la sede cittadina dell'arma nella caserma Manara in Piazza dei Servi, attraverso l'esposizione di statue raffiguranti uniformi storiche dell'arma in alcune vetrine di esercizi commerciali. Alla cerimonia di inaugurazione dello spazio espositivo hanno partecipato il prefetto Angelo Tranfaglia e Bruno Filetti, presidente della Camera di Commercio, oltre al comandante della Legione Carabinieri dell'Emilia Romagna, il generale Vittorio Tomasoni, e al comandante dell'Arma di Bologna, il colonnello Alfonso Manzo. Hanno fatto un blitz all'Apple Store di Bologna in via Rizzoli, a pochi metri dalle due torri, per annunciare la manifestazione degli indignati dell'11 novembre. Protagonista della pacifica occupazione del negozio bolognese è stato il centro sociale TPO. Vediamo. Blitz all'Apple Store di Bologna in via Rizzoli. Alcune decine di attivisti con cartelli e striscioni hanno tentato di entrare nel negozio, presidiato però dalla polizia che glielo ha impedito. Quindi hanno improvvisato la conferenza stampa davanti alla vetrina. Alcuni dei giovani però erano precedentemente riusciti ad entrare dentro lo store ed hanno esposto da una delle vetrine che si affaccia su via Rizzoli uno striscione con scritto "Occupi the World". L'iniziativa aveva lo scopo di presentare la manifestazione in programma l'11 novembre. In piazza Cavour, sede della Banca d'Italia e teatro di un recente scontro fra manifestanti e forze dell'ordine, alle 17.30 ci sarà quello che gli organizzatori hanno definito un flash mob rumoroso. Da lì partirà un corteo che percorrerà alcune strade del centro della città. E le motivazioni sono chiaramente provare a uscire da questa crisi che è mondiale, economica e di diritti, con più diritti appunto per tutti e anche magari più reddito, anche ridistribuzione delle ricchezze magari. In questo momento da Zuccotti Park hanno lanciato una mobilitazione nazionale, noi sfruttiamo un palcoscenico, eravamo qua fuori a fare una conferenza stampa qui dentro con quegli striscioni per connettere le lotte a livello mondiale. Due,
perché pensiamo che anche qui la precarietà che si vive qua dentro vada messa alla luce. E il terzo motivo è che noi non è che vogliamo essere un po' meno poveri. Noi in questo momento vogliamo stare bene, vogliamo migliorare questo mondo e quindi penso che si parta anche da banalmente queste cose qui. Non reclamiamo meno povertà, ma reclamiamo un modo di vivere bene. Istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per chiarire rapporti tra le cooperative e il mondo politico, con particolare attenzione alle amministrazioni locali, a chiederlo oggi è l'onorevole bolognese del PDL Fabio Garagnani. Al microfono di Massimo Ricci, Garagnani parla anche del futuro del governo dopo le defezioni di alcuni deputati e le perplessità di due parlamentari bolognesi. Sentiamo. Credo che occorra distinguere fra cooperazione e cooperazione. Quella che ha una finalità eminentemente sociale credo che debba essere distinta nettamente dalle cooperative che hanno una finalità prevalentemente economica, che sono vere e proprie holding imprenditoriali, dove il numero dei soci è inferiore al numero dei dipendenti e che mi pare debbano essere tassate in modo analogo alle altre aziende che operano sul mercato sulla base del principio di concorrenza. Ecco, quindi lei che cosa propone, che cosa chiede? Io, sulla base di diverse anomalie che si sono registrate in tutta Italia, il caso di Milano, Penati è evidente, ma anche in Emilia-Romagna ci sono da sempre anomalie che presentano una collusione abbastanza diffusa, anzi pressoché diffusa, che riguarda i rapporti fra enti locali e mondo cooperativo. Partendo da questo presupposto ho presentato un'iniziativa di legge e un'iniziativa legislativa che definisce una commissione di indagine parlamentare sui rapporti fra politica e cooperazione. Sullo scenario nazionale invece si sono registrate alcune defezioni nel Popolo della Libertà, alcuni parlamentari, anche bolognesi, hanno comunque assicurato il loro voto di fiducia, ma chiedono a Berlusconi un passo indietro. Qual è la sua posizione? Nessun passo indietro se il Parlamento ritiene di non condividere la politica economica del governo, che fra l'altro subisce i vincoli imposti dalla Comunità Europea, si deve tornare a votare. Bus a rischio lunedì prossimo 7 novembre a Bologna a causa dello sciopero indetto dall'USB Lavoro Privato per aderire alla giornata di sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetta dal sindacato di base. In città l'astensione dal lavoro del personale ATC è prevista dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Come sempre, durante gli orari di sciopero saranno comunque garantiti i servizi scolastici riservati e la presenza di un operatore fino alle 9 e dalle 16 al termine del servizio. Il numero del call center è 051 29 02 90. La provincia di Bologna ha presentato le linee di indirizzo del bilancio 2012. Il documento della maggioranza è stato apprezzato dal terzo polo, così dai banchi della minoranza FLI e UDC hanno promesso un atteggiamento costruttivo. Il servizio di Gabriele Sciarro. Mantenimento dell'aliquota massima del 16% sulle polizze auto e piena attuazione della tassa sui passi carrai, questi alcuni indirizzi del bilancio 2012 della provincia di Bologna che Palazzo Malvezzi si impegna ad approvare entro la fine dell'anno per evitare l'esercizio provvisorio. Tra gli impegni presi anche quello di proseguire nella riduzione di incarichi e consulenze esterne e più in generale del contenimento della spesa corrente. Un contenimento di spesa che riguarda anche il personale e il funzionamento degli organi istituzionali e delle attività dei gruppi. E un'apertura di credito verso le linee di indirizzo del bilancio 2012 della provincia arriva dal terzo polo. Il coordinatore provinciale di Futuro e Libertà, Roberto Flaiani, ha detto di apprezzare le responsabilità, il rigore e i tempi con i quali il documento è stato presentato. Questo consente al terzo polo di evitare contrapposizioni frontali e di avviare invece una discussione che potrà sfociare in un contributo positivo alle linee di indirizzo presentate dalla maggioranza. A questo scopo, conclude Flaiani, sarà presentato un maxi emendamento che introdurrà elementi quali, ad esempio, la sussidiarietà. Questa sera sulla nostra rete alle 23 trasmetteremo Lavori in corso, il settimanale della CISL. Tra gli interventi, quello del segretario regionale Giorgio Graziani, che interverrà sul tema dei licenziamenti facili. Vediamo allora uno stralcio. Ma è possibile che si parli di licenziamenti per rilanciare il paese? Non può essere altro che una provocazione di questo ministro, che fortunatamente
non è stato accolto, raccolto nel momento in cui questo governo inadeguato, servirebbe una vera discontinuità, un governo di larghe intese, un governo credibile, ma questo governo nel testo del maxiemendamento pare non abbia introdotto la partita dei licenziamenti, altrimenti sarebbe scontro sociale ineludibile. Noi dobbiamo pensare a un paese che sia rilanciato, che rimanga credibile o che ricostruisca la propria credibilità nei confronti del mondo, del Fondo Monetario Internazionale, nei confronti dell'Europa, della Banca Centrale Europea, ma nei confronti degli stessi cittadini che devono ripartire da un'economia reale, dal lavoro e dalla persona. Non c'è dubbio, abbiamo necessità di rivedere molte cose, di costruire rigore e di costruire equilibrio di bilancio, ma non c'è altrettanto dubbio che mettere provocazioni e aumentare la tensione sociale non aiuterà il rilancio del paese. Ci vediamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie, a tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i fatti principali della giornata. Stretta sugli orari di chiusura in via Petroni, gli alimentari dovranno abbassare la serranda alle 18, bar e pub alle 23, un coprifuoco proposto dal comune per combattere il degrado e gli eccessi della movida in zona universitaria, ma i commercianti non ci stanno. Consiglio comunale bollente oggi a Palazzo da Curzio, dopo la querela nei confronti di Antonio Amorosi, Virginio Mero l'attacca all'opposizione e dice basta veleni, le nostre procedure sono trasparenti, insorge il PDL e il sindaco ci minaccia. Una squadra di soccorso improvvisata ma efficace per salvare un uomo colto da un malore, un vigile del fuoco, un'infermiera spagnola e due agenti polfere col defibrillatore sono intervenuti su un 45enne colpito da arresto cardiaco, l'uomo si è ripreso e sta bene. 4 novembre anche Bologna festeggia la giornata delle Forze Armate, quest'anno un'occasione speciale per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, presenti tutte le autorità militari, civili e religiose. Rimarrà ai massimi livelli anche nel 2012 l'assicurazione RC Auto confermata dalla provincia all'aliquota massima consentita che tocca il 16%, intanto sul bilancio di Palazzo Malvezzi arriva un apprezzamento da parte anche del Terzo Polo. Andiamo avanti con il giornale, grande serata quella di domani per i bolognesi, il Teatro Duse aprirà infatti la nuova stagione con uno spettacolo inaugurale, Piano 12, seguito in diretta dalla nostra emittente sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 829 del satellite. Ascoltiamo allora la musica di Piano 12 e uno stralcio dell'ampia intervista di Alessio Salvatori a Filippo Vernassa, uno dei componenti della direzione artistica del Duse, intervista che vi proporremo in forma integrale questa sera al termine di Daedalus alle 22.30 circa. Sentiamo. Sarà domani il grande ritorno del Teatro Duse di Bologna. La serata inaugurale della nuova stagione apre con Piano 12. Ben 12 pianoforti sul palcoscenico, accompagnati dal coro del Friuli Venezia Giulia. Le telecamere di ETV entreranno al Duse per una lunga diretta in esclusiva sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale satellitare 829. Piano 12 è prodotto dal coro del Friuli Venezia Giulia su elaborazioni originali del maestro Walter Sivilotti per 12 pianoforti a coda che suonano simultaneamente creando intrecci e sequenze che si sommano e si alternano in una affascinante armonia. Un evento musicale assolutamente unico, come spiega Filippo Vernassa della direzione artistica del Duse e membro della cordata societaria che ha preso sotto la sua ala questo tassello della storia bolognese. È un evento irripetibile, solo due volte è capitato di vederli, una volta per l'appunto nel Friuli, organizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia, e poi pochi mesi fa hanno inaugurato, è stato lo spettacolo inaugurale dei campionati di pallavolo. E si sono esibiti niente proprio di meno che al Teatro Strehler di Milano. In scena tradizioni e colori d'autunno per le vie di San Lazzaro alle porte di Bologna domenica 6 novembre dalle ore 9 alle ore 19, nuova edizione dei sapori del nostro Appennino, la tradizionale manifestazione organizzata dall'istituzione Prometeo. Stand gastronomici con prodotti tipici del territorio, tartufi, funghi e degustazione di vini animeranno per tutta la giornata le vie del centro. L'associazione Panificatori di Bologna proporrà il pane qualità controllata e la pasta fresca prodotta dalle proprie sfogline. Il ricavato verrà devoluto all'associazione Bimbo Tu.
In concomitanza con la manifestazione si svolgerà San Lazzart, il tradizionale mercatino dell'antiquariato che ha luogo la prima domenica di ogni mese nella corte del Palazzo Comunale, mentre tutti i negozi resteranno aperti l'intera giornata. Ci fermiamo ancora un attimo, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, siamo in chiusura, andiamo a rivedere i titoli della nostra giornata. Stretta sugli orari di chiusura in via Petroni, gli alimentari dovranno abbassare la sera alle 18, bar e pub alle 23, un coprifuoco proposto dal comune per combattere il degrado e gli eccessi della movida in zona universitaria, ma i commercianti non ci stanno. Consiglio comunale bollente oggi a Palazzo d'Accursio dopo la querela nei confronti di Antonio Morosi. Virginio Merola attacca l'opposizione e dice basta veleni, le nostre procedure sono trasparenti, insorge il PDL e il sindaco ci minaccia. Una squadra di soccorso improvvisata ma efficace per salvare un uomo colto da un malore, un vigile del fuoco, un'infermiera spagnola e due agenti Polfer col defibrillatore sono intervenuti su un 45enne colpito d'arresto cardiaco. L'uomo si è ripreso e sta bene. 4 novembre anche Bologna festeggia la giornata delle Forze Armate, quest'anno un'occasione speciale per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, presenti tutte le autorità militari, civili e religiose. Rimarrà ai massimi livelli anche nel 2012 l'assicurazione RC Auto, confermata dalla provincia, l'aliquota massima consentita che tocca il 16%, intanto sul bilancio di Palazzo Malvezzi arriva un apprezzamento da parte anche del terzo polo. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.